Le contenta. Le contenta, sì. Le contenta. Con Matteo lì sta sempre bene. Sta sempre bene, Trilli. Perché mi ama. Perché mi vuole tanto bene. Giugno 2019, dico, per carità, a fa vedere la roba alla gente che te sta guardando i video, mai più, i cazzi propri, mai più. Io me l'ho capita troppo tardi, però è meglio tardi che mai. È meglio tardi che mai. Ho constatato che una volta ho fatto vedere la bicicletta di mio figlio. Dopo si è spaccata tutta, si è rotta allo sfascio. Poi ho fatto vedere il quad, subito dopo c'è andata a sbattere, si è spaccato tutto. Poi ho fatto vedere la macchina, me l'hanno vandalizzata tutta, anche se già sapevo che quelle altre macchine mi state vandalizzate, quindi io cosa l'ho fatta vedere a fare? Alla fine, come se me l'avessi cercata, anche se non l'ho voluta, però comunque vada. E mi è andato a finire tutto a rotoli della macchina. Quindi qualsiasi cosa ci abbiamo di materiale o anche spirituale o che sia, non dobbiamo farlo vedente i video, perché se noi facciamo una condivisione nelle produzioni video, però le cose nostre materiali, per non mandarle allo sfascio, non le dobbiamo far vedere a nessuno, perché sa gente maligna, dopo causa svariati effetti molto negativi che anche occulti, che dopo va tutto allo sfascio a rotoli. Montammo su tutto un continuo, è come quella pubblicità del supermercato Lippersidis, l'hai vista mai quella pubblicità anni 80, che c'era quella donna lì che andava al supermercato, e de quante volte c'è andata ha fatto un solco per terra di 4 metri, non si vedeva manco più col carrello a forza di entrare dentro. Quella è una pubblicità che mi piaceva, una pubblicità particolare. Oggi è una giornata da mare. Però devo andare a faticare un'altra volta per il trasloco di casa di mia zia con il motocarro, quindi devo faticare rotta di collo oggi pomeriggio. È un caldo tremendo, pensa un po' a tirare su i pesi in continuazione fino a stasera alle 7, dall'una alle 7. Allora, vabbè, devo portare la bicicletta dal meccanico. E poi altri cazzi miei che non ti riguarda. Oggi sono un po' incazzato, mi gira un po' le scatole, però non bisogna a trasferire l'incazzamento, l'incazzatura a qualcuno che mi guarda, perché tanto non c'entra niente. Ho detto solo che le cose nostre, personali, non bisogna farle vedere apertamente alla gente, perché sennò cioè trasferisce delle negatività, del male particolare che non vale la pena averci più di quello che già ci avevamo tuttora in questa generazione sbandata. Armonto su. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Allora io ti spiego perché dico Gesù, perché devo dire Gesù. Chi è Gesù? È il Padre Celeste.
che si è incarnato per noi per merito di un corpo, e questo corpo era di Mamma Maria. Pensa, il creatore di tutto si è fatto uomo in Gesù, scegliendo una donna qui sulla terra. Questa donna, ovviamente, creandola lui, l'ha scelta lui, e già lo sapeva che doveva essere lei per incarnare il Dio onnipotente. Per questo dico Gesù, perché il Padre Celeste si è incarnato per noi, per salvarci. Quindi, che cosa esiste superiore a noi? Il Padre Celeste, il creatore dell'universo. Adesso devo andare pure in lavanderia, io non mi ricordavo più. Devo andare in lavanderia a ritirare la roba, va. Noi siamo creature piccole, talmente piccole che come se non valessimo niente al cospetto della natura che ci circonda. Però siamo stati esaltati e creati ad immagine e somiglianza di Dio. Per questo c'è stata donata una coscienza, un intelletto, una consapevolezza e un'anima immortale. Pensa un po', perché il Padre Celeste ha voluto creare delle creature a sua immagine e somiglianza. Se no erimi animali, se erimi scimmie non creami le automobili, i mezzi di trasporto, le creazioni stesse, le strutture, non creami niente, stammi sopra gli alberi, in dei boschi e basta. E invece, siccome siamo immagine e somiglianza di Dio, potremmo creare tutto, tranne che i pianeti, ovviamente. I pianeti solo Dio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior gloria tua, preservami dal male e da ogni tentazione. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari, amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Diciamo insieme questa intercessione salvifica per evolverci nell'amore e nell'affidamento al Padre Celeste. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue e l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. E per i nostri cari defunti, che non ci ricordiamo mai, guarda un po' chi c'ho qui, l'ho sempre a portata di mano, mio zio Isidoro,
buon'anima, guarda un po', sempre il sorriso, sempre il sorriso, ha portato evoluzione a tutti i suoi clienti del negozio e i suoi fan, perché lui era un cantante, un cantautore. Col sorriso ha creato evoluzione nell'amore, nell'affetto. Quindi noi tutti dovremmo, per giusto, donarci sempre qualche gesto d'affetto reciprocamente, no gesti di disprezzo, perché i gesti di disprezzo ci portano alla dannazione eterna, all'assenza dell'amore. Quindi è importantissimo donare evoluzione d'amore a tutti noi e soprattutto a noi stessi. Ecco qua. Detto questo, iniziamo la recita e l'affidamento a Gesù con la recita del Santo Rosario. Il Santo Rosario non è una preghiera, ma è un'arma datoci, regalataci da Gesù e Maria nelle apparizioni, in questi millenni di apparizioni nel pianeta Terra, in tutto il globo terrestre. Ci ha donato questa corona del rosario, ce l'ha affidata, che sarebbe un'arma, il Padre Eterno, sotto forma di Gesù, vivo e vero, e Mamma Maria, la Madre del Cielo e dell'Universo, la Regina dell'Universo. Questa è una potente arma contro gli attacchi infernali del demonio. Quindi facciamone uso di questa arma potente, perché dissipa le eresie, dissipa le falsità, gli inganni e gli attacchi occulti, infernali. Uniamoci in Gesù, affidiamoci a Lui e consacriamoci a Lui, perché Lui è l'unica nostra salvezza, è il Padre Celeste, l'energia d'amore nucleare immortale, la quale ha sconfitto la morte, nella quale la morte non ha avuto il suo potere, ma è stata sconfitta la morte per il potere dell'amore. Quindi se noi non ci affidiamo all'amore, come facciamo a proteggerci e vivere per sempre, se ci affidiamo a Satana, al demonio, alla congregazione satanica? Come famo? Moriremmo in eterno, senza fine, nella madre di tutti gli incubi, della disperazione più totale, per sempre, per l'eternità, con Satana, Golga e con il demonio e con gli angeli caduti nell'oblio occulto, nell'antitesi dell'amore. Come famo a sopravvivere? Moriremmo in eterno. Invece con Gesù, se ci affidiamo a Lui, al Padre Celeste, che si è sacrificato per tutti noi, e nella morte dei croci ha abbracciato tutta l'umanità intera, sacrificandosi Lui stesso per salvarla tutta, e chiunque si affida e confida in Lui è salvato, è una persona salvata, allora solo con Lui possiamo trovare la salvezza, la vita eterna, la vita che non passa mai. Questa vita attuale è un passaggio verso la vita eterna, verso la vita eterna. Quindi anche se noi possiamo crearci chissà cosa in questa vita, possiamo ammazzarci di fatica e creare una casa, una villa, che sia, qualsiasi cosa materiale, andrà tutto perso, perché le uniche cose che rimarranno per sempre è le opere d'amore, come ti ho detto prima. Le piccole opere d'amore creano una immensa
montagna eterna di amore, e questa fa sì che noi viviamo per sempre in paradiso, in un luogo di gioia, di pace eterno, nella vita eterna. Quindi questa vita passa in un attimo, non consumamola nell'inutile, nel cazzeggiamento, nelle cazzate, nelle eresie, nelle sette sataniche, nei riti satanici occulti, nelle congregazioni dell'angelo nero, e le piattole nere, i burattini del demonio. Non lo consumiamo lì con Satana Golga, che ci fa morire in eterno, nella disperazione, nello strazio, nella depressione. Non amiamo nessuno, manco noi stessi, un macello. Tutte droghe, contro droghe, orgie, accoppiamenti vari, senza amore, tutti atti egoistici per sbudellarsi la farfallina e l'albero della vita. I corpi sbudellati, marci, fradi, senza amore, senza niente, tutto egoismo personale. Atti contro l'evoluzione. Non consumiamo il tempo nell'oblio occulto, ma investiamo questo tempo molto prezioso per la nostra salvezza, per il nutrimento dell'anima, nelle opere buone pratiche, nei gesti d'affetto, nelle premure e nell'affidamento soprattutto al cuore immacolato di Maria e il santo cuore, il sacro cuore di Gesù. Diciamo insieme: Gesù, io mi consacro a te, consacro questa mia vita terrena a te e la mia vita eterna a te, la mia anima la affido a te, perché tu sei il mio tutto, il mio Signore onnipotente, il creatore del cielo e della terra, delle stelle del cielo, del firmamento, del visibile e l'invisibile. Tu sei re, il re dei re, il Dio degli eserciti, il Dio di tutto, e il tutto sussiste per opera tua, nell'amore. Quindi che cosa continua ad esistere dopo della morte? Continua ad esistere l'amore, le opere di bene, le opere pratiche d'amore. Tutto il resto svanisce nel nulla. Le cazzate, gli affidamenti al demonio, gli atti occulti svaniranno all'inferno, dove l'anima e il corpo bruceranno in eterno nelle fiamme ardenti, divoratrici dell'anima e del corpo stesso, nel marciume, nel fradio, nella disperazione più totale, nei dolori insostenibili per l'eternità, senza fine. Quindi chiunque si trovano a consacrarsi e si sono consacrati o consacrati al demonio, marciranno in eterno nel fuoco divoratore della disperazione più totale, per sempre, senza fine, senza nessuna speranza di vita eterna, ma nella morte eterna dell'anima e del corpo, nello strazio, nella disperazione che non si può descrivere, nella madre di tutti gli incubi. Perché dobbiamo farci distruggere l'anima e il corpo da Satana e dagli angeli ribelli che si sono ribellati all'amore? Perché dobbiamo ancora distruggerci per sempre in eterno, ascoltando ancora questi assassini delle anime? Del demonio? Perché? Perché ancora ci si affida a Satana come proprio Dio, invece di affidarci a Gesù che è amore? Non c'emo bisogno d'amore noi, tutti noi?
Il nostro motore della vita che cos'è? È l'amore. È solo l'amore. È l'amore che smuove tutto, smuove perfino le montagne. Perché San Francesco dopo 1000 anni ancora è ricordato in tutto il mondo. Che cosa ha fatto? Si è affidato al Padre Celeste tramite la natura, tramite la Mamma Terra. Ha fatto tanti miracoli e prodigi tramite la natura. Ovviamente invocava il Padre Celeste, colui che ha creato la natura, il cosmo intero. Sant'Antonio, San Francesco lo chiamava il mio vescovo, Sant'Antonio. Sant'Antonio che cosa ha fatto? Guariva gli ammalati, ha fatto tanti prodigi e miracoli, addirittura non solo guarigioni, ma ha risorto delle persone morte, come Gesù ha risorto. Ha fatto anche delle resurrezioni nel nome di Gesù. Perché nel nome di Gesù qualsiasi ginocchio si pieghi nei cieli, sottoterra e sopra, sopra e sotto. Ecco qua. Quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui, consacriamoci a Lui. Lui è l'unica nostra vita eterna, salvezza, speranza. Pusta che ancora ci dobbiamo rimanere lì con Satana Golga, che ci fa disperare, ci rende disperati al massimo, finiti proprio, finiti completamente, maschio, femmina, incroci, nelle sette sataniche moriremo in eterno, senza fine, nella disperazione, nello strazio, nella morte eterna dell'anima, del corpo. Pustà, che non la capimo una volta per tutti. Meditiamo oggi i misteri della resurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fa sempre bene a farsi un segno di croce più di una volta, perché la croce non è simbolo dei zombie, non è simbolo di morte. Le sette sataniche la croce la mette nel pedingio, perché simboleggiano la morte. Questa è la simbolo della morte, dei zombie, del demonio. Invece così è il simbolo della vita, perché Gesù nel suo sacrificio perpetuo in croce, è morto in croce per noi, ci ha donato la vita. Apposta i diavoli, i demoni mette nella croce pedingio. Anche in dei tatuaggi ci hanno sempre le croci pedingio, oppure la croce con un serpente intorno. Simboleggia la morte eterna, l'incubo, la disperazione. La depressione, le malattie, la sofferenza, la cattiveria, l'odio, l'indifferenza, testimonia tutto il diavolo che c'è addosso, un bastardismo. Invece così simboleggia la vita e non è un problema farsi più di una volta un segno di croce. Quindi per chi è che non mi può le vedere manca a camminare perché recito il Santo Rosario, non mi guardate, va a guardare un altro, non mi frega niente. Però per chi è invece che vuole un'evoluzione e una liberazione dal male, dal maligno, e la salvezza eterna, che mi guardi e condivida il Santo Rosario con me, questa arma potente contro il demonio. È nostro dovere propagare il Santo Rosario e recitarlo, ovviamente usare questa arma potente. Usiamola questa arma potente contro il demonio, perché sennò siamo abbattuti, siamo sconvolti, siamo coinvolti in una tenebra nera che ci pia e non ci lascia più e ci fa morire in eterno. Visto che volemo vivere per sempre nella gioia più totale, abbracciamo Gesù, affidiamoci a Lui e soprattutto proteggiamoci, liberiamoci dal male, dal demonio, dalle grinfie del ragno nero, dalla tarantola, dell'uomo nero, l'angelo nero, che non ci fa vivere per sempre, ci fa morire in eterno, senza fine. E noi, siccome non volemo morire in eterno, volemo vivere per sempre in eterno, nella gioia più totale, affidiamoci a Gesù e famo 1000 segni di croce al giorno. 1000 è simbolico, simboleggia che anche più di 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100
200, 300 segni di croce al giorno, non sbagliamo mai. E se a te ti dà fastidio la parola Gesù, se ti dà fastidio un segno di croce, deve essere che sei posseduto o posseduta o vessato o vessata. Sei stato ormai avvolto o avvolta dalla tenebra oscura. Che ti dà fastidio, basta che fa un segno di croce, già ti dà fastidio. Certo, perché? Perché il demonio non sopporta ste robe lì. Non sopporta. Non le sopporta. Deve essere che ci ha magnato il demonio. Ci ha bruciato il cervello e il cuore imbastardito, il corpo putrefatto, pieno di droghe, orge e putrefazioni totali, la puzza, l'ampesta dei brucioli schiacciati de puzze, de putrefazione. Affidiamoci a Gesù una volta per tutte per salvarci dalla morte eterna, della disperazione più totale, nell'incubo della madre di tutti gli incubi, l'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. Affidiamoci a Gesù una volta per tutte. Tutte le cose materiali, effimere, cazzeggiamenti vari, tutte le parole senza senso, senza Gesù, non ci portano a niente, ci portano alla perdizione eterna, alla nullità, alla fine di tutto. Non ci avemo bisogno delle cazzate ormai, non ci avemo mai ci abbiamo avuto bisogno delle cazzate, però le abbiamo fatte tante tutti quanti, sempre affidarci al demonio. Basta, affidiamoci a Gesù, consacriamoci a Lui, al Suo amore, che ci abbiamo tutti necessità e bisogno. Nel primo mistero della gloria si contempla la resurrezione dalla morte. Gesù ha sconfitto la morte e chiunque si affida a Lui è una persona salvata per sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della gloria si contempla la salita in cielo anima e corpo di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, ti chiediamo, Padre nostro, di farci salire in cielo anima e corpo anche a noi, appena ci sarà il tuo ritorno, la tua seconda venuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della gloria, della risurrezione, si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, riuniti in cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, manda il tuo Santo Spirito su di noi, su ognuno di noi, e su noi rimanga sempre lo Spirito Paraclito, lo Spirito di liberazione e guarigione. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero della resurrezione si contempla la salita in cielo, anima e corpo di Mamma Maria. Allora ti chiediamo, Gesù, la grazia, oltre che di far scendere su di noi lo spirito di liberazione e guarigione da Satana, e affinché ci liberiamo da Satana una volta per tutte, e ti chiediamo la grazia, Gesù, di farci prendere consapevolezza che tu sei l'unica nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima in cielo e incoronata regina dell'universo. Allora chiediamo l'intercessione potente nel nome di Gesù per intercessione di Mamma Maria. Per qualsiasi nostra esigenza, richiesta e nostra intenzione, e cioè di ottenere la guarigione e la liberazione di noi e liberare le anime perse nell'occultismo di Satana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Diciamo insieme il Salve o Regina, e poi un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre. Affinché, per intercessione di Mamma Maria, Gesù esaudisca tutte le nostre richieste di salvezza. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pio, dolce Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, ti chiediamo la tua intercessione presso Gesù,
per proteggerci e liberarci da ogni male occulto di Satana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso vado a sgombrare la casa di mia zia. Marilyn Adamson, no Marilyn Manson, ma Marilyn Adamson. Tanti di voi pensano invece a Marilyn Manson, vero? Invece qui leggo una scrittura di Marilyn Adamson. Solo per una volta non ti piacerebbe che qualcuno ti mostrasse la prova dell'esistenza di Dio? Nessun braccio di ferro, nessuna dichiarazione del tipo devi solo credere. Bene, ecco un tentativo di offrire candidamente alcune delle ragioni che suggeriscono l'esistenza di Dio. Ma prima considera questo: quando si giunge alla possibilità dell'esistenza di Dio, la Bibbia dice che ci sono persone le quali hanno visto sufficienti prove, ma hanno rifiutato la verità su Dio. D'altra parte, per coloro che vogliono sapere se Dio c'è, egli dice: tu mi cercherai e mi troverai. Quando mi cerchi con tutto il tuo cuore, io mi farò trovare da te. Prima che guardi i fatti intorno all'esistenza di Dio, chiediti: se Dio esistesse, vorrei conoscerlo? Ecco quindi alcune ragioni da considerare. Senti bene, eh? Dio esiste? La complessità del nostro pianeta indica un deliberato disegnatore che non solo ha creato il nostro universo, ma lo sostiene ancora. Potrebbero essere dati molti esempi che mostrano il disegno di Dio, possibilmente senza fine. La Terra. La sua misura è perfetta, la dimensione della Terra e la corrispondente gravità trattengono un sottile strato per lo più di gas di azoto e ossigeno, distesi solo per circa 80 km sopra la superficie della Terra. Se la Terra fosse più piccola, l'atmosfera sarebbe impossibile, come il pianeta Mercurio. Se la Terra fosse più larga, più grande, la sua atmosfera conterebbe idrogeno libero come Giove. La Terra è il solo pianeta che conosciamo dotato di un'atmosfera con la giusta mistura di gas per sostenere piante, animali e la vita umana. La Terra è posta alla giusta distanza dal Sole. Considera l'oscillamento della temperatura che abbiamo, approssimativamente tra 34 e 48 gradi. Se la Terra fosse appena un po' più lontana dal Sole, congeleremmo tutti. Appena un po' più vicino e bruceremmo. Anche una piccolissima variazione della posizione della Terra rispetto al Sole renderebbe impossibile la vita sulla Terra. La Terra rimane a questa perfetta distanza dal Sole mentre ruota intorno al Sole alla velocità di circa 107.000 km all'ora. Inoltre ruota sul suo asse, permettendo all'intera superficie della Terra di essere appropriatamente riscaldata e raffreddata ogni giorno. E la nostra Luna ha le perfette misure e distanza della Terra per la sua attrazione gravitazionale. La Luna crea importanti onde e movimenti oceanici affinché le acque dell'oceano non ne ristagnino, e tuttavia i nostri grandi oceani sono trattenuti dal riversarsi sui continenti. Acqua, in colore, in odore e in sapore, tuttavia nessuna cosa vivente può sopravvivere senza. Le piante, gli animali e gli esseri umani consistono per lo più di acqua. Circa 2/3 del corpo umano è acqua. Vedrai perché le caratteristiche dell'acqua sono unicamente adattate per la vita. A un largo margine tra il suo punto di ebollizione e quello di congelamento, l'acqua ci permette di vivere in un ambiente di fluttuanti cambi di temperatura, mentre manteniamo i nostri corpi stabili a 37 gradi. L'acqua è un solvente universale. Questa proprietà dell'acqua implica che vari elementi chimici, minerali e nutritivi possono essere trasportati nei nostri corpi e nei più piccoli vasi sanguigni. L'acqua è anche chimicamente neutra, trasporta le sostanze senza influire sulla loro consistenza. L'acqua rende il cibo, le medicine, i minerali in grado di essere assorbiti e usati dal corpo.
L'acqua ha una specifica tensione di superficie, quindi l'acqua può scorrere contro la gravità verso l'alto nelle piante, portando vita e nutrimento perfino alla cima degli alberi più alti. L'acqua congela dall'alto verso il basso e galleggia, affinché i pesci possano vivere in inverno. Il 97% dell'acqua della Terra si trova negli oceani, ma sulla Terra c'è un sistema progettato che rimuove il sale dall'acqua e poi distribuisce l'acqua nel globo. L'evaporazione prende l'acqua degli oceani lasciando il sale e forma le nuvole che sono facilmente mosse dal vento per disperdere l'acqua sulla Terra, per la vegetazione, gli animali e le persone. È un sistema di purificazione e approvvigionamento che sostiene la vita su questo pianeta, un sistema di riciclo e riuso dell'acqua. Il cervello umano processa simultaneamente un'incredibile quantità di informazioni. Il tuo cervello cattura tutti i colori e oggetti che vedi, la temperatura intorno a te, la pressione dei tuoi piedi contro il pavimento, i suoni che ti circondano, la secchezza della tua bocca, perfino la struttura della tua tastiera. Il tuo cervello trattiene e processa tutte le tue emozioni, pensieri e ricordi. Allo stesso tempo, il tuo cervello registra continuamente le funzioni del tuo corpo, come il ritmo del tuo respiro, il movimento delle palpebre, la fame e il movimento di muscoli nelle tue mani. Il cervello umano processa più di 1 milione di messaggi al secondo. Il tuo cervello valuta l'importanza di tutti questi dati, scartando i relativamente non importanti. Questa funzione di scrematura è quella che permette di concentrarti e agire efficacemente nel mondo. Il cervello funziona differentemente dagli altri organi. C'è una logica, l'abilità di ragionare, di avere sentimenti, di sognare, pianificare, di agire e relazionarsi con altre persone. L'occhio può distinguere tra 7 milioni di colori. Alla messa a fuoco automatica e gestisce sorprendentemente 1,5 milioni di messaggi simultaneamente. L'evoluzione si concentra su mutazioni e cambiamenti da e negli organismi esistenti. Tuttavia, l'evoluzione da sola non spiega sufficientemente l'origine iniziale dell'occhio e del cervello, l'inizio degli organismi viventi da materia inerte. Dio esiste? L'universo ha avuto un inizio? Che cosa lo ha originato? Gli scienziati sono convinti che il nostro universo iniziò con un'enorme esplosione di energia e luce, che ora chiamiamo Big Bang. Questo fu un singolare inizio per ogni cosa che esiste. L'inizio dell'universo, l'inizio dello spazio e perfino l'iniziale origine del tempo stesso. L'astrofisico Robert Jastrow, definitosi agnostico, dichiara: «Il seme di ogni cosa che è accaduta nell'universo fu piantato in quel primo istante». Ogni stella, ogni pianeta e ogni creatura vivente nell'universo venne all'esistenza come risultato di eventi che furono messi in moto nel momento dell'esplosione cosmica. L'universo come un lampo venne all'esistenza e non possiamo trovare che cosa causò quello che accadde. Steven Weinberg, un premio Nobel laureato in fisica, disse di quel momento di questa esplosione: l'universo era di circa un centinaio di migliaia di gradi centigradi e l'universo fu riempito di luce. L'universo non è sempre esistito, ebbe un inizio. Cosa lo ha causato? Gli scienziati non hanno una spiegazione per un'immediata esplosione di luce e materia. Dio esiste e l'universo opera con leggi di natura uniformi. Perché? Molto della vita sembra incerto, ma guarda quello su cui possiamo contare giorno per giorno. La gravità rimane costante, una tazza di caffè caldo lasciata sul tavolo diventa fredda, la Terra ruota allo stesso modo in 24 ore e la velocità della luce non cambia, sulla Terra o nelle galassie lontano da noi. Com'è mai quello che identifichiamo leggi di natura non cambiano? Perché l'universo è così ordinato e così affidabile? I più grandi scienziati sono colpiti da quanto sia strano. Non c'è una necessità logica affinché l'universo obbedisca alle regole, e tantomeno che rispetti le regole della matematica. Questa meraviglia nasce dal riconoscimento che l'universo non debba comportarsi in questo modo. È facile immaginare un universo in cui le condizioni cambino imprevedibilmente da un istante all'altro, o perfino un universo in cui le cose compaiono e scompaiono.
Richard Feynman, un vincitore del premio Nobel per la quantistica elettrodinamica, ha detto che la natura è matematica, è un mistero. Il fatto che ci sono regole per tutto è una specie di miracolo. Dio esiste, il codice del DNA informa, programma il comportamento di una cellula. Le istruzioni, l'insegnamento, la formazione sono fatti con uno scopo. Uno che scriva un manuale lo fa con uno scopo. Sai che in ogni cellula dei nostri corpi esiste un codice molto dettagliato, molto simile a un programma di un computer in miniatura? Come forse sai, il programma di un computer è costituito dagli 1 e gli 0, come questo. Guarda un po'. Vedi sto numero? Il modo in cui sono cambiati dice al programma del computer cosa fare. Il codice del DNA in ognuna delle nostre cellule è molto simile. È costituito di 4 composti chimici che gli scienziati abbreviano in A, T, G e C. Questi sono combinati nella cellula umana in questo modo. C, G, T, G, T, G, A, C, G, C, T, C, C, T, G, A, T. E così via. Ci sono 3 miliardi di queste lettere in ogni cellula umana. Bene, proprio come tu programmi il tuo telefono per squillare per un motivo specifico, il DNA istruisce la cellula. Il DNA è un programma con 3 miliardi di lettere che dice alla cellula di agire in un certo modo. È un completo manuale di istruzioni. Come può essere così meraviglioso? Qualcuno deve chiedere come questo programma si carica in ogni cellula umana. Questi non sono solo composti chimici, questi sono composti chimici che danno istruzioni affinché il codice in ogni modo molto dettagliato dica esattamente come il corpo di una persona debba sviluppare. Naturale, le cause biologiche mancano completamente di una spiegazione quando sono coinvolte le informazioni programmate. Non puoi trovare istruzioni precise e informazioni come queste senza che qualcuno le abbia intenzionalmente assemblate. Dio esiste? Sappiamo che Dio esiste perché ci cerca. Costantemente si avvia e ci cerca per andare da Lui. Sono stata atea tempo fa e come molti atei il fatto che le persone credono in Dio mi infastidiva tanto. Perché come atei investiamo così tanto tempo, attenzione e energie rifiutando qualcosa che perfino non crediamo esista? Cosa ci motiva a farlo? Quando ero atea attribuivo le mie intenzioni per la cura dei poveri, i delusi, ad aiutarli a realizzare che la loro speranza era completamente malfondata. Ad essere onesta, avevo anche un altro motivo quando sfidavo coloro che credevano in Dio. Ero molto curiosa di vedere se potevano convincermi del contrario. Parte della mia ricerca era di diventare libera dalle domande su Dio. Se avessi potuto definitivamente provare ai credenti che sbagliavano, allora il problema scompariva e se sarei stata libera di continuare nella mia vita. Non mi rendevo conto che il motivo del peso del tema di Dio così forte nella mia mente era perché Dio intensificava la questione. Dovevo giungere a scoprire che Dio voleva essere conosciuto. Egli ci ha circondato con le prove su se stesso e mantiene la questione della sua esistenza aperta di fronte a noi. Era come se non potessi evitare di pensare alla possibilità di Dio. Infatti, il giorno che scelsi di riconoscere l'esistenza di Dio, la mia preghiera iniziò con «Ok, hai vinto». Potrebbe essere che la ragione di fondo per gli atei di essere infastiditi dalle persone credenti in Dio è perché Dio li sta attivamente cercando. Non sono la sola che lo ha sperimentato. Malcolm Muggeridge, un autore socialista e filosofo, scrisse: «Ebbi la consapevolezza che in qualche modo, oltre l'investigazione, io ero cercato». Lewis disse che ricordava: «Notte dopo notte sentivo ogni volta che la mia mente, anche per un secondo, sollevava dal mio lavoro. Il costante, inesorabile suo approccio che io ardentemente desideravo di non avere. Mi arresi e ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai e pregai. Forse quella notte il più sconsolato e riluttante convertito di tutta l'Inghilterra». Lewis proseguì scrivendo un libro intitolato «Sorpreso dalla gioia come risultato dal conoscere Dio». Anche io senza altre aspettative che giustamente ammettere l'esistenza di Dio. Tuttavia nei mesi seguenti divenni stupefatta del suo amore per me. Dio esiste?
Diversamente da ogni altra rivelazione di Dio, Gesù Cristo è la più chiara, la più specifica immagine di Dio che si rivela a noi. Perché Gesù guarda le maggiori religioni del mondo e vedrai che Buddha, Maometto, Confucio e Mosè tutti si identificano come insegnanti e profeti. Nessuno di loro si è mai uguagliato a Dio. Sorprendentemente Gesù lo ha fatto. Ecco cosa distingue Gesù da tutti gli altri. Disse che Dio esiste e tu lo vedi. Sebbene parlava di suo Padre in cielo, non era in una posizione separata, ma in una vera unione unica per tutto il genere umano. Gesù disse: per chiunque lo ha visto il Padre, e chiunque crede in Lui crede nel Padre. Disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Egli affermò attributi appartenenti solo a Dio: essere capace di perdonare i peccati delle persone, liberarli dalle abitudini peccaminose, dare alle persone una vita abbondante e dargli la vita eterna in paradiso. Diversamente da altri insegnanti che attirano le persone sulle loro parole, Gesù indicava alle persone se stesso. Non diceva: segui le mie parole e troverai la verità. Egli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quale prova ha dato Gesù per affermare di essere divino? Egli fece quello che le persone non possono fare. Gesù compì miracoli, guarì le persone, ciechi, zoppi, sordi, perfino fece risorgere un paio di persone dalla morte. Aveva il potere sulle cose, creò il cibo dall'aria sufficiente per sfamare la folla di varie migliaia di persone. Compì miracoli sulla natura, camminò sul lago, ordinando a un'improvvisa tempesta di fermarsi a motivo di alcuni amici. Ovunque le persone hanno seguito Gesù perché continuamente soddisfaceva i loro bisogni. Operando miracoli, disse: se non volete credere a quello che vi dico, almeno credete in me sulla base dei miracoli che vedete. Gesù Cristo mostrò che Dio è gentile, amorevole, consapevole del nostro egocentrismo e mancanze. Tuttavia, profondamente desideroso di avere una relazione con noi, Gesù ha rivelato che sebbene Dio ci vede come peccatori, meritevoli della sua punizione, il suo amore per noi è al di sopra e Dio ebbe un piano diverso. Dio stesso prese la forma di un uomo e accettò la punizione per il nostro peccato. Sembra ridicolo? Forse, ma molti padri amorevoli scambierebbero volentieri il posto con i loro figli e un reparto oncologico se potessero. La Bibbia dice che il motivo per cui ameremmo Dio è perché Lui ci ha amati per primo. Gesù morì al posto nostro affinché potessimo essere perdonati. Di tutte le religioni conosciute dall'umanità, solo per mezzo di Gesù vedi Dio muoversi verso l'umanità, provvedendoci una via per avere una relazione con Lui. Gesù ci dà prova di un divino cuore d'amore, appagando i nostri bisogni, attirandoci a Lui. A motivo della morte e risurrezione di Gesù ci offre una nuova vita oggi. Possiamo essere perdonati pienamente, accettati da Dio e genuinamente amati da Dio. Egli dice: ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Questo è Dio in azione. Dio esiste? Se vuoi sapere, investiga su Gesù Cristo. Ci è detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio non ci impone di credere in Lui, anche se potrebbe. Invece Egli ci ha provveduto prove sufficienti dalla sua esistenza per rispondergli volontariamente. La perfetta distanza dalla Terra, dal Sole, le specifiche proprietà chimiche dell'acqua, il cervello umano, il DNA, il numero di persone che attesta di conoscere Dio, l'assillo nei nostri cuori e menti di determinare se Dio c'è, la volontà di Dio di essere conosciuto per mezzo di Cristo. Se vuoi conoscere di più su Gesù e i motivi per credere, leggi Oltre la fede cieca. Se vuoi iniziare una relazione con Dio, ora tu puoi. Questa è la tua decisione, non c'è coercizione. Ma se vuoi essere perdonata o perdonato da Dio e avere una relazione con Lui, puoi farlo ora chiedendogli di perdonarti e venire nella tua vita. Gesù disse: ecco, io sto alla porta del tuo cuore e busso. Chi ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò in lui o lei. Se vuoi farlo, ma non sei sicuro come metterlo in parole, questo può aiutarti. Gesù, grazie per essere morto per i miei peccati. Tu conosci la mia vita e che ho bisogno di essere perdonato. Ti chiedo di perdonarmi ora e venire nella mia vita. Voglio conoscerti in un modo reale. Vieni nella mia vita ora. Grazie per volere una relazione con me. Amen. Dio vede la tua relazione con Lui come permanente. Riferendosi a tutti quelli che credono in Lui, Gesù Cristo disse di noi: io li conosco e loro mi seguono, e da loro la vita
e do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno li porterà via dalla mia mano. Considerando tutti questi fatti, uno può concludere che un Dio amorevole esiste e può essere conosciuto in un mondo, in un modo personale e intimo. Ho chiesto a Gesù di entrare nella mia vita, alcune informazioni utili. Vorrei ricevere Gesù nella mia vita, spiegatemi meglio come. Ho una domanda. E guarda un po', dopo qui c'è tutte le cose. Praticamente questo qui lo consiglio a tutti da leggere questo scritto. Esiste Dio? Sei motivi per credere. E in più qui c'è scritto solo sei motivi per credere, ma basta che ci basiamo sull'universo, come iniziava qui questa spiegazione. Solo nella Via Lattea, solo nella galassia dove sta il sistema solare, all'interno di questa Via Lattea che ci sono miliardi di sistemi solari, ci sono 800 miliardi di soli. Quindi questo ci fa significa, se noi ci riflettiamo bene, quanto è grande colui che ha creato il tutto. Il tutto sussiste per opera sua. Quindi ringraziamo al Padre Celeste e Santo che ci ha donato tutta la creazione per amore, per amare ed essere amati. La creazione è in perfezione all'amore, è nella perfezione più totale, perché se no la creazione creava e distruggeva tutto. Invece noi siamo in vita, abbiamo un cervello, una coscienza, uno scopo, una consapevolezza, un'anima spirituale, uno spirito che vive per sempre se ci affidiamo all'amore e creiamo amore. Quindi questa è una riflessione importantissima che oggi andava detta da me, Matteo Montesi, perché se no chi la dice? Ce ne se ne conta in un palmo di mano che stanno su YouTube che la dicono. È meglio pochi e buoni, come si dice, no? Adesso io vado a lavorare alla casa di mia zia per sgomberare la casa stessa e poi chissà se riesco a condividere un'altra arma contro il maligno, il Santo Rosario. Quanto ti piacerò? Sposemi, no? Se ti piaccio così tanto. Però solo se sei una donna, no un uomo. E poi una donna che mi innamoro all'istante, se no non ci sto manco morto. Con un uomo non ne parliamo per niente. Con una donna, se non mi ci innamoro io e non mi si innamora Lia, non ci sto manco morto con nessuno. Quindi è meglio stare per sé piuttosto che sta con chi è che ti piglia per il culo. Guarda i campi tutti secchi, io. È secchi come la generazione odierna, senza Gesù dei cori, con Satana tutti secchi, pronti per bruciare, alla pula per bruciare nel fuoco divoratore del diavolo e l'inferno. Ah, quanto gusta beve, guarda, ringraziamo il Padre Eterno che bevemo ancora. Ah, quanto gusta, oh. Dopo quando non butterai i rubinetti voglio vedere come piagnemo. Anzi, non vorrei manco vedere, però purtroppo tocca andare a trovare le fontanelle in giro dopo, perché le fontanelle comunque vada butteranno. Mi ricordo quando ho fatto in fabbrica 20 anni dentro la fabbrica, quando faceva 9-10 ore al giorno, no? Quasi sempre laggiù faceva 35 gradi centigradi dentro quella fabbrica, di fuori a 40, e una puzza di olio idraulico, cherosene, tutti i liquidi chimici,
quanta rubaccia mi sono respirato, tutte quelle sigarette del cazzo passive, col fumo passivo schifoso che buttavano gli aliti marci frati della gente, mi sono respirato il fumo passivo, non si sa quante sigarette mi sono respirato di questi drogati. Una puzza, tutte bestemmie, imprecazioni, fumo, sigarette, un casino, un casino. Che vita, una vita proprio in un inferno in terra. Dopo non conviene a continuarlo per sempre nell'aldilà, eppure peggio. Conviene invece ad affidarci all'amore, a Gesù e a volerci bene gli uni gli altri e a tutelare noi stessi, il nostro corpo, la nostra salute e soprattutto la salute spirituale. Perché tutto un drogati, tutto un schifo, tutte sigarette, dopo i denti marci frati, tutti smelangolati, se arriva a 40 anni manco non ci si sa se arriva o no, tutti i denti marci infradiati, schifosi, la maggior parte manca di questi denti, perché una persona passa quasi tutta l'infanzia per drogarsi, per fumare rotta de collo, per farsi vedere grandò, perché si vergogna, per essere tamarra o tamarro, oppure per le sette sataniche, a drogarsi in continuazione, dopo tutto marcio, tutto fradio, l'anima sbudellata. Ladrilli, guarda un po' come si faccia, però non la fa tanto a stare in piedi, guarda come si è affacciata, non vedeva allora che l'andava a pià. Stamattina piagnea, mi ha visto e se credeva che non andava a pià, infatti pure io pensavo che non andava a pià. E invece, anche se non te può fregare di meno, però non te fai i cavoli tua, te vuoi fare i cavoli mia, ti dico che è la porta al mare, mi fodo tuffi e poi viene a me a fare il bagno. Trilli! Però lei se crede che la porto un te un campo, e invece la porto sul mare un'altra volta. Che ieri c'ho avuto una paura, però oggi c'è il sole, ieri era scuro, era un altro. E poi, voglio dire, dopo tanti anni che non ci andava, a te mi sa che l'ha vinta la paura, te vediamo come si comporta laggiù. E era pure scuro, adesso è giorno, c'è il sole, tutta un'altra cosa. Io oggi ho sgomberato un po' la casa di zia, quindi ho fatto tutto il mio dovere, prima il dovere e poi il piacere, come tutto in continuo, tutte le volte. E madonna che scontro, guarda lì! C'è i pompieri! Porca miseria, un frontale, oh! Un frontale c'è stato qua! Un bruttissimo incidente, guarda quella parte lì è una parte molto negativa. C'è morto pure un poro uomo lì in tel fosso, chiappato sotto da una macchina. Porca miseria! Un macello, è un macello, è successo un disastro, speriamo che non ci è scappato il morto. Trilli, andiamo Trilli, andiamo Trilli, andiamo, dai, andiamo a fare su tuffo, va. Trilli, e la Trilli, mi cure dietro, guarda un po'. Mi trovo sempre qua giù alla sbocca. Adè, per Trilli ho due salsicce fresche fresche, buone, tutte condite e fatte bene. E nel frattempo gli fa un bel bagno, vedi? E il fiume Musò va giù poco, adè. Va al contrario, guarda, tutto stagnante. Quella è l'altezza del mare e dell'acqua del mare, vedi? E il fiume si sta sempre più a assorbì e nel vapore acqueo, perché tanto non piove più, e poi adesso è previsti 50 gradi all'ombra st'altra settimana, quindi è una bomba di caldo che non finisce più, chi è che non c'ha l'aria condizionata muore sfissiato. Guarda un po', due salsicce buone, fresche, Trilli! E poi pure succose se salsicce, Trilli! Vieni Trilli, to, non te ne va se salsicce, oh, com'è che non gliene va? Forse ha mangiato troppo a casa. Trilli! Non te ne va le salsicce? Oh! Guarda lì! Trilli non ne va le salsicce, com'è possibile? Trilli! Dai, ma non te ne va! Non te ne va, vuoi fare il bagno, vuoi?
Trilli. A te gli piace, a te gli piace. Trilli. Vedi, le gli piace. Guarda, oh, ci ha pensato, forse perché ieri gli avrà fatto male ieri. Guarda le magna, oh. Guarda le magna. Trilli. Porca miseria, le magna. Le magna Trilli. Trilli. Fate vedere Trilli che magni come un bue. Trilli. Gli diamo un pesce questa. Gli diamo il pesce questa qui. Basta, magna. Dammi i pesci, va, che quelli mangiano tutto, non va sprecata. Guarda le pancia, quanto c'ha caldo. Pensa che adesso fa quasi 40 gradi, no? Quest'altra settimana 48, ha previsto quasi 50 gradi. E come fa? Come fa a campare Trilli? Deve buttarsi in il fiume, la devo buttare in il fiume, Trilli. Trilli! Dai, andiamo giù, che è caldo, dai. Andiamo, andiamo. Te ci butta, Matteo. Andiamo, Trilli, andiamo. Eccola! Eccolo il bagno a Trilli! Trilli! Guarda lì che impaurita! Che impaurita! Trilli. Dove vai già? Guarda, non vedo l'ora di tornare a riva, però c'ha caldo. Bisogna che te bagni Trilli, Bisogna che te idrati con su caldo, sennò mori prima. Dai, vieni San Matteo, va, vieni a nuotare con Matteo. Vieni a nuotare con Matteo, va. Vai! Vieni qua, Trilli, dai! Vieni qua! No, no qui, no! Vabbè, vieni a fare il bagno e basta. Vieni a fare il bagno con Matteo e basta, va. Buona, non ave paura. Non ave paura. Buona Trilli, buona. No. No. C'è Matteo qui. Oh, vecchietta. Vecchietta, buona. Buona vecchietta, buona. C'è Matteo qui, sta buona sta. Guarda, oh, per forza se deve girare. Trilli. C'ha una paura da fugà. Trilli. Una nutria. È una nutria. Vieni qua da Matteo, dai. Vieni qua con Matteo, vieni. Vieni con Matteo, Trilli. Vieni con Matteo, Trilli. Buona, buona. Buona. Guarda, oh. C'ha l'istinto da nuotare. Vero Trilli, cos'è? Sei un pesce. Cos'è? Sei una nutria vera. Sei una nutria Trilli, un incrocio tra cane e nutria. Trilli. Cosa c'è Trilli? C'hai paura, c'hai? C'hai paura, c'hai Trilli? C'è Matteo, c'è. Cos' c'hai paura? Oh. Guarda lì, oh. Nota con le zampette davanti. E na miseria. Buona che c'è Matteo. Adesso voglio vedere come fa. Due in da. No lassù, che c'è la maglietta. Buona. Adesso voglio vedere se la calmo, eh. Sta ferma. C'è Matteo, sta ferma. Ferma. No. Buona. No, non te devi muovere, devi stare qui a bagno. San Matteo. Trilli. Trilli. Da buona che c'è Matteo, buona. Buona che c'è Matteo. Buona. No. Non te muovi. Stai qui con me. Stai qui. Nuota con Matteo, dai. Oh. Per forza se deve mettere così, se no non ci riesci, guarda che roba, guarda. Oh. Trilli. Dove da che non c'è l'acqua? L'istinto animale. Trilli. Guarda, si crede da sta sott'acqua, mica si ricorda più che l'ho tirata su. Trilli.
Adesso gli fa un tuffo, va. Gli fa un tuffo, Matteo. Buona, buona che c'è Matteo. C'è Matteo che vecchietta. Impaurita. Non serve a niente a fare così. Non serve a niente. Sta buona che c'è Matteo qui. C'è Matteo qui, trilli. Buona, buona, vedi che non respiri più dopo, eh? C'è Matteo, cosa c'è? Cosa serve a nuotare? Stai qui in braccio, cosa nuoti a fare? Cucci, c'è Matteo, buona, buona. Vai là, ti lascia Matteo? Ti lascia? Eh? Ti lascia Matteo? Vai, ti lascia. Guarda un po'. Guarda, eccola, va. Eccola Trilli. Adesso gli aspetta ad andare sul mare. Trilli! Andiamo, dai. Andiamo a fare il bagno al mare. Trilli! Vieni qui da Matteo, dai! Trilli! Guarda che roba, non si supporta il mollo e il bagnato, allora si strugina per terra e si riempie di sabbia. È stupidina Trilli! Trilli, vieni qua, dai! Vieni qua, stupidina! Trilli! Dai, che sei mezza asciutta! Trilli, vieni, dai! Vieni qua! Mamma! Vai! Vai, arriva! Guarda lì le nota bene! Brava, Trilli, brava! Dai, che arrivi prima! Non si sta da beh. T'ha lavato Matteo dopo tanto tempo. Eh? Ancora c'hai paura? Ieri una paura, oggi una paura. Pensavo che era superata la paura. E invece ancora c'ha paura. Povero Trilli. Trilli! A posto? È finito tutto? Stai bene? Tutta lavata? Eh? È profumata di fiume. Trilli! Eh? Non vede l'ora, ogni volta che mi vede non vede l'ora da venire a me. Deve essere che gli è piaciuto ieri. Lei fa finta, piagne, disperata, pare chissà cosa gli fai, pare che l'ammazzi invece gli fai solo bene. Trilli! Fammi vedere se orecchie, cuccia. C'hai le zecche nelle orecchie, fammi vedere. Povero Trilli. Trilli! Guarda il cerume o che c'ha. Eh? Cosa c'è? Dimmi Matteo. Dimmi Matteo, cosa hai fatto? Cosa ha fatto sta vecchietta innamorata di Matteo? È innamorata. Trilli.
piagni sempre. Piagni sempre, Trilli. Quanta paura. Quanta paura. Trilli. C'hai un poro sopra l'occhio. C'hai una zecca, un poro, cos'è? Povera Trilli. C'hai che ho una zecca, davvero. C'hai una zecca, c'hai. Povera Trilli, vecchietta. È vecchietta, fammi vedere Matteo, ti dà fastidio sa fare. Ma un po', pare che c'ha una zecca sopra l'occhio. Cucciai che io. È un poro, eh. Cos'è, un neo o un poro? Un neo, un poro, una zecca, un incrocio. Cosa t'avrà preso lì? Trilli! Te lava, Matteo. Un altro bagno famo. Famo un altro bagno. Cioè vieni a far bagno, San Matteo. Anche con tanta paura. Non te le piagne, oh. Le piagne, povero Trilli. Trilli, qui fatto? Qui fatto? Dimmi a Matteo, parla, dai. Parla. Fatte sentire. Fatte sentire. Trilli. Vuoi la salsiccia? Eh? Cuce. Dimmi a Matteo. Dammi, vai, vai, vai a fare il bagno. Non ci vuoi andare? Non ci vuoi andare? Eh? Come fa? Ma puoi vedere cosa c'hai lì? Trilli! Cos'è, ti fa male sa fare? Cosa sarà su Madonna qui? Un pezzo di ciccio che gli sporge dall'occhio. Cosa sarà? Vecchietta, c'hai i pori, c'hai i nei. Trilli! Spero che non è una zecca. Dai, va a far bagno, dai, forza! Forza, scatta, un tuffo! Un tuffo, Trilli, dai! Andiamo a fare un tuffo! Andiamo a fare un tuffo! Trilli! Andiamo? Andiamo a fare un tuffo? Guarda, guarda. Trilli! Oh, cucci! Oh! Hai visto che la paura è inutile? Hai fatto un bel bagno, Matteo, ti ha lavato tutta. Ti ha lavato tutta, Matteo, non sei contenta? Eh? Sta su caldo. Morì di caldo prima. E te piagni. Trilli! Trilli! Vedi, lei è contenta. Lei è contenta, sì. Lei è contenta. Con Matteo lì sta sempre bene. Sta sempre bene, Trilli, perché mi ama. Perché mi vuole tanto bene. Trilli! Sempre vicina sta, sempre vicina. Trilli! Cucce! Eh? Andiamo a far bagno, un altro bagno. Eh? Andiamo, dai. Andiamo? Andiamo, Trilli? Eh? Dai che ti piace a far il bagno, eh? Ti piace a far il bagnetto, piagnerona. Piagnerona de Montefico. Pia un sorcio per marito. Trilli! 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 Namo! Dai! Matteo, te un tuffo te fuori va sulla luna. Trilli! E mi aspetta sempre a casa di zia. Oggi come mi ha sentito piagnia perché voleva venire a me. Vuole venire sempre a me. Vedi, se la trattavo male mica ci voleva venire. C'è tanta gente che mi dice te la tratti male con la cagna. Che la tratti male. Ma vuole venire sempre a me. Chissà come mai. Perché la fa magna bene e la fa sta bene. Sa me stanno tutti bene. Vero Trilli? Trilli! No Trilli. Trilli. Andiamo, andiamo. Sta bene, Trilli. Qui sta bene, guarda l'acqua che faccio. Trilli. Vedi? Qua non c'ha paura. Vieni qua. Vieni. Vieni, dai. Vieni qua da Matteo. Trilli. Vieni. Dai!
E basta l'acqua, vedi? E le brava, vieni qua, vedi che c'è venuta piano piano, vedi? Drilli, c'hai meno paura qui che c'è poca acqua? Eh? C'hai meno paura? Eh? Te va via la paura? Eh? Drilli! Guarda un po'. Guarda tu l'acqua che va giù in continuazione, anche se non piove, ma non c'è una volta che piove, oh! Manco si piove un colpo piove su tempo. Sempre caldo, un mascello, niente, zero. Tutte scie chimiche, il cielo sempre bianco, non piove mai un cazzo. Ma può sta tutta s'acqua, tanto scappa tutta s'acqua. È un miracolo, eh! È un miracolo! Vero Trilli? Trilli! Guarda un po'. Dai, mettete giù. Mettete giù, vedi che c'è l'acqua bassa. Dove hai adesso? Dove hai? Tu ti credi di andare? Adesso se vai là non c'è niciosa, mica c'è Matteo. Trilli! Dove hai? Nola, no! Vieni Trilli! Vieni! È impaurita. Qui se sciala a recitare il Santo Rosario. Qua proprio è un'oasi di pace. È naturale. Trilli! Bevi Trilli, dai, che a te non te fa male. A me mi fa venire il virus intestinale qui. Tu guarda l'acqua che va giù, guarda, eh. Guarda, guarda. Dove vai Trilli? Piagni sempre. Godete sto momento Trilli. Trilli! Lì vuole andare là, non c'è niente da fare. Senza pensare che Matteo sta qua. Ritorna da Matteo! È carina! Povera Trilli! Trilli! Su! Duoinda! Dove andà Trilli? Nola! Trilli! Trilli! Guarda, oh, incommenda da là! Guarda, guarda! Trilli! Trilli! Vieni qua, Trilli! Trilli! Dove vai? Adesso vado dal pescatore e rompigli le palle. Guarda, eh! Artorna oltre, va. Trilli! Dove si andata? Guarda, va, dove andrà? Dove si crede di andare? Se crede che tutti gli vuole bene, invece alcuni non gli vuole bene. Trilli! Guarda, va. Adesso va asciugata l'altra gente. Trilli! Tu sei andata via da Matteo! Dove vai adesso? Chi ti dà da mangiare? Chi ti fa vive? Sei andata via da Matteo, adesso muori! Trilli! Povera Trilli! Vaga nel nulla! Senza Matteo. Trilli! Vieni!
Niente, vedi? Chi è che fugge via da me, vaga nel nulla, nell'oblio, e muore? Trilli! Però io la salvo, perché non sono un bastardo come le carni delle sette sataniche. Bastardi! Vabbè, la vado a salvare. Trilli! Trilli! Andiamo? Dove andiamo? Dove si andata? Dove si andata via da Matteo? Cosa te credevi da trovare? La felicità? Te credevi da trovare la felicità, la salvezza? Vabbè, Matteo te salva, va, perché te vuole bene. Termino qui questa produzione video. The end, fine.